Che cosa vogliamo cucinare di veloce? Perché ultimamente andiamo tutti di corsa e quindi ovviamente dobbiamo fare un Beh piatto sì, rapido. qualcosa di veloce sicuramente perché tempo non ce n'è, però io penso sempre che dobbiamo essere sempre aiutate e supportate da qualcuno che ormai non può fare a meno di assaggiare le nostre È ricette. vero, chiamiamo un po' Stellina. Stellina? Ed eccoci qui, buonasera a tutti, un'altra puntata di Dilla Stellina, però questa volta cambiamo un attimo il format perché abbiamo visto che su Facebook per una puntata rimessa, ripubblicata, ripostata, come si dice, insomma abbiamo ricevuto tante domande, quando rifate qualcosa, quando è? Allora io sono venuto qui, l'ho chiamata. Ecco qua, facciamo una cosa rapida oggi, E no? come no, Quindi sì. un cucinalo a stellina, Sì. diciamo così, oppure un Dilla Stellina Special Edition, come vi pare, con Giulia e Raffaella. Niente, mettiamoci i fornelli perché tanto tempo non ce Non ce l'abbiamo, no? l'abbiamo, Si va no, sempre di veramente. corsa, di qua, di là, si mangia a volo, volante, e noi mo, la palla la passa a voi perché volante, volante, volante. Allora, per prima cosa prepariamo l'impasto di questa quiche Lorraine, si chiama, è una pizza rustica tipica francese che comunque viene riproposta parecchio anche qua in Italia. E quindi c'è la farina, poi c'è il burro, l'acqua e un pizzico di sale per quanto riguarda l'impasto della base di questa, chiamiamola, pizza rustica. E poi come ripieno invece utilizziamo, che ripeto, questa si possono fare diverse farciture, però quella diciamo classica, nata proprio la prima nata, con Emmental e pancetta, è ricoperta poi con diciamo un mix di uovo, latte, panna e parmigiano. Allora dai, ci mettiamo subito all'opera che abbiamo poco tempo. Sì. Quindi, piatto veloce, quiche Lorraine, che è una torta salata francese, chiamiamola così, deriva dalla Lorena, che è una zona della Francia, quindi attingiamo dai francesi che sapete a me non sono molto Beh, pure a simpatici. noi però. Manca poco, Però è no. buono, Però è sì. buona, assolutamente sì, anche che vedo formaggio, vedo della pancetta, insomma, cose interessanti. Niente, mettiamoci all'opera e vediamo questa quiche Lorraine. Allora, metto l'acqua che deve essere comunque fredda, insomma, di frigo, casomai, ecco. Poi ci mettiamo la farina, il burro morbido, qui, ed infine un pizzico di sale. E adesso impastiamo. Allora, l'impasto è pronto e adesso basta solo sistemarlo sulla teglia con carta forno per evitare che giustamente si attacchi. Con il E bordino un po' sì. alto, perché poi facciamo vedere come mai, quindi comunque non solo tipo pizza, ma con un leggero bordo, tipo crostata, ecco. Allora adesso quindi stendiamo l'impasto, lo possiamo fare tranquillamente a mano perché come potete notare è abbastanza morbido. Anzi, vediamo perché forse sembra anche un po' troppo, però ne togliamo un pochetto. Quindi viene steso a mano su una teglia. Allora, una volta averla stesa su una teglia di un diametro di 26 cm circa, ci sistemiamo sopra il formaggio. Questo io l'ho preso già che è tagliato a fettine. Di che formaggio si tratta? Allora, c'è di regola il Lemmental. Questo è un Edamer, Quindi comunque qualcosa ci del genere. spostiamo in Svizzera Sì, adesso praticamente. dalla Francia ci siamo Dalla Francia spostati. alla Svizzera.
Ecco qui. La pancetta sarà nostrana, spero. La pancetta sì, è di Teramo. Le pancette ce le abbiamo solo qui. Appunto. E sono le appunto, migliori. Appunto. Quindi si fa uno strato di Emmental. Di Emmental. Poi ci e andrà poi a mettere si la mette pancetta. Un altro strato di pancetta. Ovviamente c'è chi la vuole, quella che è a cubetti che si vende. Io ho preso questa qui. A fettine sottili. Tanto sottili, non sono. Fettine. No, qua. Sì, sì, non sono da. Non sono da braccio. Bravo, non sono da braccio, insomma. Neanche l'ostia, diciamo, no. Così. Si sentiranno, spero. Ma questa all'incirca è pure un 100 grammi vabbè di pancetta, però poi ognuno la fa a piacimento. Poi ripeto, qua si possono riempire in vari modi. Questa è la classica. Questa è la classica, questa è la classica. Poi se no si sbizzarrisce con le verdure, con le rape, salsiccia, con qualsiasi cosa uno voglia metterci. E poi infine si fa un preparato, un sì, preparato di uovo, panna, latte e parmigiano e si versa sopra. Poi si mette in forno. Va bene. Olè. Va bene, adesso prepariamo questo intingolo da versare sopra la torta rustica, che come dicevamo gli ingredienti sono semplicissimi, perché è un po' di panna, poi c'è il latte, il parmigiano e un uovo, perché amalgami poi tutta la torta rustica. Sono 2 cucchiai di panna all'incirca. E ci mettiamo, metti per terra il latte. Parmigiano. Giusto un pochetto, perché il parmigiano comunque è già salato, quindi. Poi se qualcuno vuole aggiungere qualche aroma, tipo un po' di pepe oppure un po' di prezzemolo, così lo può versare all'interno del preparato e gli dà un altro sapore ancora. Quindi adesso si può versare, quindi i bordi ci aiutano a non far fuoriuscire poi dai lati il preparato. Poi cerchiamo di aggiustare appunto con un cucchiaio per farlo coprire bene da tutte le parti. Quindi adesso è pronta per essere infornata a 180 gradi per un 15-20 minuti. Allora, quiche Lorraine pronta per infornare, giusto? Sì. Quindi abbiamo messo uno strato sotto, abbiamo riempito, l'avete riempito con formaggio, pancetta, poi ho visto una misticanza, che non si dice misticanza, ma è misticanza di panna, uova, parmigiano, latte e sale, giusto? Sì, una pizzicata di sale ci abbiamo messo. Però, come diceva Giulia, potete aggiungere un po' quello che volete. Sì, certo, sì. Ci mettete la salsiccia, perché insomma poi... Oddio, perché? Verde e salsiccia? Sì, no, no, no. Però ci sta la pancetta. No, no, poi senza pancetta. Ah! No, quando poi cambi, devi cambiare completamente. Però ci volevi mettere un po' di verdure, se la potevi mettere. Sì, sì, questo sì. Ma mettere pancetta e salsiccia mi sembra un po' eccessivo. Quindi, ma noi che ci fa schifo? No, che fa? Fa l'omolina, che fa? Quindi adesso andiamo a infornare questa ricetta veloce, ricetta francese, come dicevamo prima, e vediamo se è buono, se non è buono. Se questi francesi sanno cucinare o no, pure loro, diamo
anche, diciamo, una voce oltre Alpe, diciamo, così. Allora adesso quindi la mettiamo in forno a un 180 gradi, io già l'avevo ovviamente preriscaldato, e la teniamo per almeno una ventina di minuti, poi comunque la vediamo perché quando tutto si rapprende sopra capiamo che comunque è cotta. Abbiamo informato la Keith Lorraine, sono curioso di vedere come esce sta torta, ma Giulia e Raffaella non ci stanno, io nutro un po' di perplessità verso i francesi, ve lo ripeto, lo so, sarò ripetitivo, ma non lo so, non mi fido, chi se pastrocchi una frega, la panna, la maionese, ricordo, la maionese non c'è, però vediamo come esce sta GIF Lorraine. Per ingannare l'attesa, un caffè alla crema di whisky. Ce l'ha proposto Giulia e noi ce lo bevamo. È buono. Allora, dato che è sempre dillo a stellina, anche se in questo caso diventa cucinalo, vi faccio la domanda che sto facendo in giro. Prima si parlava del Presidente della Repubblica, questo Mattarella bis, come l'avete visto? Un po' macchinoso, mi sembra, no? Beh sì, consideriamo che insomma c'è stata una farsa un po' iniziale. Diciamo che hanno fatto 7, 8, 14 votazioni a vuoto, sì. Giusto per prendere un po' d'aria. Per farci un po' stare con la suspense. Sì, no, chiamiamola suspense, ma forse perché non avevano proprio un nome ben... Non sapevano quello che dovevano fare, secondo Anche me. Anche perché aveva scasato Mattarella. Mattarella stava in vacanza, stava all'aeroporto ormai, poverino, hanno ripreso... Per i racchi. Vabbè, potevamo fare peggio, però io sì, perché così. C'era anche Berlusconi a un certo punto in rampa di lancio che poi meno male è stato ricoverato. Ma no, meno male si è fatto fuori da solo, il cavaliere, sempre il cavaliere. Però no. Diciamo che già l'Italia dà un'immagine di per sé abbastanza, diciamo, pagliacciosa. Diciamo così, goliardica, pagliacciosa. Vabbè, però ci andava bene. Sì, a noi personale. Già le vignette le fanno in tutto il mondo. Con Berlusconi proprio mettevamo la ciliegina sulla torta e così diventavamo proprio la barzelletta mondiale. Mattarella ci è piaciuto, purtroppo per lui. Deve stare ancora. Ha voluto rinnovare il patto, lui che aveva le valigie pronte. Niente. Forse era meglio una donna, però non trovavi gli accordi. Chi? No, infatti, noi non abbiamo una vera Merkel qua da noi. No, effettivamente no, però. Sono venuto personalmente a controllare la Keith Lorraine. Schiff, come si dice? Kish, vabbè, avete capito, no? Sembra che respira e te una bella faccia, non te lo dico. E anche un ottimo odore, purtroppo voi da casa non potete sentirlo, però ottimo odore. Curioso, quando manca? Poco, quasi pronta. Qualche minuto. Già avete capito che devo fare. Siamo in chiusura di puntata, Giulia sta tagliando la quiche Lorraine, giusto? Certo, bene. Azzeccato. Vedi? Come scusa? Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Dilla Stellina lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 20 su Super J canale 634. La mail dillastellina@superj.it, il numero WhatsApp 351 75 32 450. E adesso andiamo a provare questa quiche Lorraine. Barate. Alla posso? Fine. Posso? No, sì. Ringraziamo intanto Giulia e Raffaella che hanno preparato per noi questa ricetta francese. Andiamo a provare. Oh, se ne è buona. Con la frangia ce la dobbiamo prendere. Ragazzi, è buona per davvero. Molto buona, delicata. Ringraziamo Fabio delle riprese, tutta Super J. Come dice Stellina, fatti portare e ringraziamo anche Giulio e Raffaella. Ciao! Ciao.